Benvenuti in questa terza video ricetta. Adesso, oggi, volevamo preparare il chili messico, chissà dove. Però abbiamo avuto problemi a reperire tutti gli ingredienti perché in questo periodo è un pochino più difficile trovarli. Allora, oggi, come alternativa, prepariamo qualcosa di più semplice, sempre col macinato, che sono le zucchine rotonde ripiene. Cosa ci serve per 6 zucchine? 2 uova, 300 g di macinato, circa 100 g di affettato tritato, può essere mortadella, può essere quello che preferite voi, circa 100 g di parmigiano reggiano, 4 cucchiaini d'olio extravergine d'oliva Evo, poi un po' di latte, del pane raffermo, sale e pepe, questo ci serve. Bene, per prima cosa, per far ammorbidire un po' le zucchine, le mettiamo in acqua bollente, salata, con, diciamo, per 5 minuti per farle un po' ammorbidire. Faccio così per non scottarmi tutte e 6 le zucchine. Bene, adesso mentre le zucchine si sbollentano, noi aggiungiamo tutti gli ingredienti in una bacinella. Macinato, riempiamo le 2 uova. L'altra. Ecco. Bene, poi aggiungiamo il prosciutto tritato, l'affettato, possiamo dire. Tac. Bene. Il parmigiano reggiano, aspettate che prendo la ciotola, ecco qua. Tac. E il pane raffermo. Ecco. Per il pane raffermo il latte dovete aggiungere. Dovete aggiungere il latte dentro il pane raffermo. Ecco qua, mettiamolo qui. Benissimo. Adesso aggiungiamo pepe. Non tantissimo, ne mettiamo un po' di sale, facciamo così. Ok, bene, e l'olio. Tac. Mescoliamo per bene tutto il composto. Bene, le zucchine, una volta ammorbidite, le abbiamo tagliate e scavate dentro. Ecco, adesso le riempiamo con il nostro ripieno. E le mettiamo sulla nostra teglia. Se ne avete messo poco, ne aggiungete. Qua ce n'è tanta, quindi dopo ne aggiungo. Benissimo. Ecco, e l'ultima. Bene, così. Ora dovete circa metterle come queste, qua ne ho messo un po' meno. Comunque con quella che avanza aggiungo un po' quella che ce n'è di meno. Ora le
cuociamo nel forno, forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa una mezz'oretta. Bene, adesso le nostre zucchine ripiene sono pronte, appena uscite dal forno. Provatelo anche voi.